oggi abbiamo la grande opportunità a Bagheria di avere in mostra, diciamo, le collezioni più importanti e più emblematiche del carretto siciliano in genere, perché sono presenti in questa mostra collezionisti che provengono da tutta la Sicilia, quindi dalla Sicilia orientale, da Catania, da Bronte. E poi ci sono carretti castelvetranesi, carretti trapanesi e poi il carretto palermitano, ovvero quello bagherese, il nostro carretto. Per quanto riguarda il carretto palermitano, ci sono carretti che sono dipinti da varie scuole di pittori di carretto, o Monaco, Cardinale, Picciurro e anche la famiglia Ducato, che è proprio di Bagheria, per cui diciamo Bagheria ha voluto regalare anche uno spazio, ha voluto ritagliare uno spazio a queste collezioni di questi carretti. Questo è un esempio, io oso dire, che è emblematico, perché oltre ad avere la particolarità di essere stato firmato da Renato Guttuso, è anche un carretto che è stato costruito con una ricercatezza, con una particolarità estrema. Le maestranze sono state delle maestranze veramente di pregio e di prestigio, che hanno lavorato alla realizzazione di questo carretto, dagli intagliatori a chi ha fatto il ferro battuto, al carradore che lo ha costruito, insomma tutte maestranze di grande rilievo. Sul carretto viene riprodotta la battaglia di Ponte Ammiraglio, un quadro di Guttuso famosissimo. E i miei zii e mio padre chiesero a Renato Guttuso se potevano riprodurre questa immagine. Allora viene riprodotta questa scena. Guttuso, in occasione di un suo viaggio in Sicilia, lui veniva spesso a Palermo, a Bagheria, è nota la sua permanenza a Bagheria, il suo legame a Bagheria, tant'è che lui ha voluto donare tutte le sue opere al nostro caro Museo Guttuso, che forse potrebbe essere un po' più attenzionato e un po' più rilanciato. Quindi Guttuso viene a vedere questo carretto e volle firmare il carretto. Infatti sulla sponda dove è riprodotta la battaglia di Ponte Ammiraglio c'è la firma di Guttuso. Io ho a testimonianza le foto, perché spesso dice: ma la firma, sì, potrebbe essere una firma imitata. In realtà ci sono le foto che testimoniano mentre lui le realizza, foto tra l'altro di un nostro celebre concittadino, Mimmo Pintacuda, anch'essa personalità importante e rilevante per Bagheria.